Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti come sempre a tenervi compagnia. Giornata di campionato che sta per avere inizio, sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose, o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Pier, se no cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Le scelte del tecnico dei padroni di casa per questa sfida. L'allenatore ha deciso di schierare le due punte, giocherà con un 4-3-1-2 col trequartista. Il vertice basso del rombo di centrocampo dovrebbe fungere a tutti gli effetti da schermo davanti alla difesa e far ripartire l'azione. Ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. Hanno scelto di partire col 5-3-2, schieramento piuttosto prudente nonostante la presenza in campo di due punte. Tutto sta nel vedere come l'ha preparata l'allenatore. Basta spostare un paio di pedine qua e là per cambiare completamente volto alla squadra e passare per esempio a un 3-5-2 già più votato all'attacco. Thank you, enjoy the game. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Ci mette il corpo. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Intervento pulito, fa suo il pallone sulla fascia. Pallone perso. Vediamo cosa fa ora. Può colpire da lì. Interviene bene e spazza. Occhio al tiro. Portiere che blocca senza problemi. Non ci voleva molto. Ha avuto comunque il merito di farsi trovare pronto nel posto giusto. Punta la porta. Perdono palla banalmente, provano con il pressing, posizione ideale, spazzano via il pallone. L'allenatore aveva chiesto un'ala per rafforzare il reparto avanzato, un attaccante esterno, e vedremo che cosa saprà offrire fin da oggi. Oggi vedremo di che pasta è fatto Pierluigi, ma se hanno deciso di puntare su di lui è evidente che l'allenatore nutre grande stima nei suoi confronti. Vediamo se riuscirà a non deluderlo. Hanno preso l'esterno difensivo che mancava dal punto di vista tattico a questa squadra. Oggi abbiamo già la possibilità di vederlo in azione per la prima volta con la sua nuova maglia. Cercavano un giocatore con delle caratteristiche ben precise e l'hanno individuato in lui. Solo il tempo ci dirà se si è trattato o no di un acquisto azzeccato. E c'è la presa sicura del portiere. Anderson. A spazio. Palla che termina largamente sul fondo. La strettissima marcatura non gli ha consentito un tiro facile. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla.
c'è spazio per andare. Un peccato per lui che è scattato troppo in anticipo, l'arbitro lo ha fermato per offside. È anticipato troppo, doveva aspettare. Provano con il pressing. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Palla consegnata agli avversari. Occhio a questo lancio. Bella la verticalizzazione. Determinante il difensore qui. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Cerca il tiro. Sicuro intervento del portiere. Ottimo qui il tiki-taka. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Intervento pulito e decisivo sull'attaccante. Questa è tutta la rabbia dei tifosi per la mancata concessione del penalty. Regalano palla agli avversari. Guadagna metri. Buona qui la lettura del difensore. Palla che viene rilanciata in avanti. Può far partire il cross. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. C'è spazio per la ripartenza. Possono sfruttare la ripartenza. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Legge bene la traiettoria qui. Passaggio mal calibrato col pallone che esce oltre la linea laterale. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Occasione per passare in vantaggio. E qui il portiere è davvero super. Stiamo spingendo, aumenta il numero dei decibel qui sulle tribune. La mette in area. Colpito il pallone dal difensore. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Non è andata bene per loro l'ultima volta in trasferta. Oggi hanno la possibilità di riscattarsi. Anche un pareggio servirebbe per il morale dopo il 4-3 del match precedente. Penso che abbiano tutti i mezzi per ottenerlo. Pallone invitante. C'è spazio per andare. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Chance per il cross. Lo vede. Attenzione perché è pericoloso. Conquistano dunque il calcio di rigore, una grande opportunità per loro per passare in vantaggio. Eh sì Pierluigi, il difensore è entrato fuori tempo, l'arbitro non ha avuto dubbi, rigore. Beh ma qui secondo me oltre al rigore ci stava sicuramente anche il cartellino, che ne pensi? Non c'è dubbio, ha commesso un fallo molto duro, forse...
concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Attenzione, ecco il gol! È la sua prima partita con questa maglia, non poteva dunque scegliere un modo migliore per festeggiare. Rigore calciato con sicurezza, palla che finisce in rete. Nessuna esitazione, nessun nervosismo, le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Possesso palla per gli avversari. Colpire da lì, ha spazio per andare? Vediamo cosa fa ora. Difensore spazza in qualche modo. Ha spazio per il cross. Vediamo cosa inventa ora. Interviene proprio all'ultimo e salva. Ottime qualità nel possesso fin qui. Posizione ideale. È in buona posizione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Bravo qui a smarcarsi. Prova a far partire il tiro. Colpisce la traversa, non è finita. Un altro ottimo tocco. Possono ripartire in contropiede. Si aprono spazi, attenzione. Può ricevere la posizione interessante. E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. A metri. Ottima potenziale. Non la blocca. Non è stato abbastanza lucido nell'occasione di prima. Ottima visione di gioco qui. Avanza sulla tre quarti. Buona lettura sul cross. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Anderson. Lo vede. Attenzione, pericolo. Palla respinta dal difensore. Cross verso il centro dell'area. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. C'è campo per la ripartenza.
può metterla in mezzo da lì. Buona l'intuizione qui, ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Per lui oggi è il debutto assoluto con questa maglia. Stefano, come se l'è cavata secondo te nel primo tempo? Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. A metri davanti a sé, attenzione. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Pallone invitante. Gran palla in mezzo. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Posizione ideale. Vediamo cosa inventa ora. Può metterla dentro. Cross rivedibile, palla che è terminata direttamente sul fondo. Attenzione perché è pericoloso. Può andare. Spazio per il traversone. Bravo qui il difensore che spazza via. Possibilità per la ripartenza. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Riconquistano palla. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Lo ferma ma non controlla. Potrebbe crossare. Ottima lettura, recuperano il pallone. Può colpire da lì. Vediamo cosa fa ora. Contrasto eccezionale. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Possesso palla per gli avversari. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Pallone troppo prevedibile questo. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Può ricevere una posizione interessante. Gran palla a scavalcare la difesa. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Hanno sofferto tanto in questa partita ma hanno comunque trovato il gol. Sì, non si sono affacciati molto spesso nell'area avversaria, ma non hanno sbagliato. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Un boccone difficile da mandare giù per il tecnico, questo gol che regala il pari alla squadra avversaria. Hanno pareggiato dunque 1-1.
salta il difensore. Occhio a questo lancio. Buona l'intuizione. Gol che arriva a coronamento di un vero e proprio dominio, questo vantaggio strameritato. Assolutamente, Pierre, stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo appunto quando è che avrebbero segnato. Hanno saputo rispondere subito con un gol a quello degli avversari. Non si sono persi d'animo, spingendo subito sull'acceleratore. L'allenatore gioisce dopo il gol del vantaggio e qui possiamo vedere la sua reazione. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Pallone perso. Prosegue qui nell'avanzata. Occhio al traversone. Intervento non semplice qui del difensore. Lettura perfetta e palla recuperata. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è... Suggerimento interessante. Bella la verticalizzazione. Occhio al tiro. La sicurezza del portiere che dice di no. Si è mangiato un gol già fatto. E si fanno sentire i tifosi, eh? C'è bisogno anche del loro appoggio in questa fase del match. È in buona posizione. La mette in mezzo. Gran palla questa, la difesa alla meglio e allontana il pallone. Intervento pulito e decisivo sull'attaccante. Palla consegnata agli avversari. Posizione ideale. Può andare. Palla vagante. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Allenatore che ha scelto di inserire energie nuove. Decisione che ci sta, la stanchezza comincia a farsi sentire. Restituisce bene il pallone. Bravo qui a smarcarsi. Cerca il traversone. Sceglie di allungarla sulla... Traversa, sarà corner. Il tecnico si gioca tutti e tre i cambi in una sola volta, è una decisione inusuale, se vogliamo, non capita certo spesso. No, infatti, almeno una sostituzione io me la sarei tenuta, può sempre servire. Al corner, la allontana di pugno. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Palla recuperata di nuovo dalla formazione avversaria. Concede la touche, la rimessa laterale. Palla larga. Può ricevere una posizione interessante. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio.
Azione che si fa interessante. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Sta avanzando. Ottimo il tiki-taka qui. Legge bene la traiettoria qui. Occasione. Super. Non può sbagliare. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Sfortunato qui il portiere. Pallone è finito proprio sui piedi dell'attaccante, che da lì non poteva sbagliare. Ci aveva messo una pezza sulla conclusione precedente. Non poteva farci niente sulla ribattuta. Hanno subito il gol del pari qui. Il tecnico non può essere ovviamente contento per come si è messa la partita. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Attenzione perché è pericoloso. Prosegue la sua azione. Può colpire da lì. Lo vede. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Brivido per i tifosi, ma il pallone esce. Ancora 600 secondi alla fine. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. L'arbitro lo richiama, ma solo verbalmente. Sì, adesso dovrà stare molto attento. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Ha spazio per il cross. Cross battuto male, palla sul fondo. Buona posizione, ferma tutto il difensore, bravissimo qui, può metterla in mezzo, va con il possesso palla, occhio da lì può far male, hanno la possibilità di portarsi in vantaggio se sfrutteranno bene questo corner. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno, non bene qui il difensore, attenzione. Ancora parità quando mancano 300 secondi alla fine. Occhio al cross. Pallone che è uscito, sarà rimesso dal fondo. È il momento decisivo della gara, siamo nel finale, tutto può ancora succedere. Ha campo a disposizione. Risolve una situazione complessa. Posizione ideale, pallone invitante. Davis respinta col corpo, prova al volo. Eccolo il gol del vantaggio, arrivato quasi allo scadere. Un gol davvero pesante, Stefano. Una vera e propria doccia gelata per gli avversari. Bravano già con la testa negli spogliatoi, come se accettassero di buon grado il pari. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria. Vedremo se avranno il tempo per abbozzare una minima reazione.
hanno scelto il momento giusto per portarsi in vantaggio. Sì, per gli avversari questo punto sarà molto difficile, non dire impossibile, recuperare. Pubblico di casa felice dell'entità del recupero, che non è male, 4 minuti. Ci credono i padroni di casa, hanno a disposizione l'extra time per provare a ribaltarla, ma non è ancora finita. Davis, guadagna metri. Intercetta un pallone pericolosissimo. Arbitro che ferma il gioco. Ha spazio davanti a sé. Provano un ultimo disperato tentativo per pareggiare. Cross controllato, senza problemi. Calcio l'angolo da sfruttare. Occhio al corner. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Splendida partita, ricca di emozioni e di spettacolo. Anche il pubblico si è divertito, Pierluigi. Padroni di casa che speravano certamente in un risultato migliore, c'è grande delusione per questa sconfitta. La squadra di casa deve decidersi a ripensare al proprio schieramento difensivo, altrimenti la attendono ancora molte sconfitte interne. Sua prima partita con questa maglia, non poteva dunque scegliere un modo migliore. Time for a couple of questions. Thank you for your time.
Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Benvenuti da Pierluigi Pardo a questo match che commetterò come sempre con Stefano Nava. Si gioca per il campionato, per i tre punti. Mi aspetto un match giocato su ritmi elevati. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Il tecnico non deve dormire sonni tranquilli. I risultati, ampiamente al di sotto delle aspettative, mettono a rischio la sua panchina. Sembra che l'esonero sia solo questione di tempo. Sembrano voler adottare anche oggi una tattica incentrata sul pressing, almeno a giudicare dallo schieramento iniziale. Evidentemente è quella che a loro dà maggiori garanzie. Credo di sì, Pierre. Il tecnico deve aver fatto le sue scelte e ritenuto che questa fosse quella giusta per sfruttare al meglio il potenziale di cui dispone. Ecco la formazione della squadra ospite. Hanno optato per il 4-4-2, ma con due soli centrocampisti di fatto in mezzo al campo, visto che gli altri due sono in realtà una sorta di difensore e di attaccante aggiunto. Chiaro il piano tattico dall'allenatore, che ha scelto di proteggere maggiormente la difesa e di fornire sostegno alle punte, sacrificando qualcosa in mediana. Thank you. Enjoy the game. Comincia dunque la gara. Ripartono in campo aperto. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Palla in gioco, ha risolto una situazione complicata concedendo il male minore, il calcio d'angolo. Partita della partita tra questi due giocatori, tra i protagonisti annunciati del match di oggi. Sei d'accordo, Stefano? Direi proprio di sì, Pierluigi. Hanno qualità con cui possono fare la differenza per le rispettive squadre. Non si fida, spazza via di pugno. Buona posizione, può colpire da lì, spazzano senza problemi. Attenzione perché è pericoloso, vediamo cosa inventa ora Anderson. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Replay che evidenzia le straordinarie doti fisiche e atletiche di questo giocatore. Si è involato e nessuno è riuscito a fermarlo. Uno spettacolo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Bravo qui a smarcarsi. Ancora la circolazione di palla. Pallone invitante. Taglia centralmente. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. C'è pressing ma difende palla. Portiere che la combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. Non può sbagliare. Conclusione potente ma imprecisa.
Poteva fare meglio da lì, Stefano? Ho optato per la soluzione di forza, quando forse poteva piazzarla. L'allenatore non si dà pace per questo errore. Avrebbero potuto gestire meglio la partita con un altro gol di vantaggio. Posizione ideale. Vediamo cosa fa ora. Così può metterla da lì. Il portiere dice di no. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. E io sto ancora ripensando all'intervento di prima. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. C'è il pressing. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Guadagna metri. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Palla molto interessante. Spazio lungo l'out. Lo vede. Traversone nel mezzo. Non è riuscito a sfruttare questa occasione. Poteva essere una buona opportunità. Poteva e doveva sfruttare meglio il cross del suo compagno. Invece l'ha sprecato. Senza trovare la porta. Questo cross meritava miglior sorte Pierluigi. E invece non è riuscito a inquadrare il bersaglio. Brutto passaggio e pallone regalato. Torna indietro per giocare il pallone. Può ricevere una posizione interessante. Palla che resta in zona pericolosa. Ottimo intervento, senza fronzoli. Possono cominciare una nuova azione. A spazio. Da lì può andare col cross. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Attenzione perché è pericoloso. Buona l'intuizione qui. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Azione sfumata, senza problemi. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, qui fallo c'è tutto. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. Regalano palla agli avversari. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Nessun problema per il portiere. È riuscito facilmente a superare il marcatore. E questo non è un buon lavoro difensivo. Occasione importante per pareggiare.
c'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Segnare non è mai facile, però stavolta era davvero impossibile, onestamente, non inquadrare la porta da lì. Bravo a mantenere anche la giusta lucidità e a battere il portiere con questa conclusione sotto misura. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Nolan. Fin qui non bene in campionato, galleggiano nella parte bassa della classifica. In questi casi paga quasi sempre l'allenatore, anche se poi le colpe sono ovviamente da dividersi fra tutti. È una delle leggi non scritte del calcio. Quando le cose non vanno come si vorrebbe, si fa prima a cambiare la guida tecnica che a rivoluzionare un'intera rosa, specie a stagione in corso. Posizione ideale. Palla messa dentro. Può colpire da lì. Si ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. È in buona posizione. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Può scatenarsi sulla corsia. Ha rischiato il rigore, se l'è cavata per un pelo. Spazzano senza problemi. Occhio al traversone. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Palla in out, sarà fallo laterale. Vede, ha spazio per andare. Pallone invitante. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardalino. Ha fermato un'azione spettacolare. L'arbitro ha interrotto una potenziale azione da gol. Ben assistito qui dal suo collaboratore, che non ha avuto dubbi e ha alzato immediatamente la bandierina. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. C'è un'ottima rete di passaggio. Vediamo cosa fa ora. Intervento fondamentale in area di rigore. Occhio al contropiede. Possono sfruttare la ripartenza. Respinge il difensore. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, i riflessi fuori dal comune. E c'è la reazione stizzita qui del tecnico per l'occasione di poco fa. Sono andati a un passo dal vantaggio. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Ci ha provato, nonostante il disturbo, ne è uscita fuori una conclusione di testa che non ha impensierito il portiere. Ha preso bene il tempo sull'avversario. Non era comunque facile inquadrare la porta. Vediamo qui la reazione del tecnico dopo l'occasione mancata. Poteva essere il gol del vantaggio.
Vediamo cosa inventa ora. A metri per avanzare. Cerca il traversone. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Palla spazzata via, azione che sfuma. Vediamo se crossa. Gran palla a scavalcare la difesa. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Azione pericolosa, sventata. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Si gioca ancora per 240 secondi. A metri davanti a sé, attenzione. È in buona posizione. Traversone al centro. Posizione ideale. Occhio al traversone. Traversone che si perde senza possibilità. Passaggio così così, questo. La protegge bene col corpo. Palla consegnata agli avversari. Ci sono metri a disposizione. E l'arbitro dice che può bastare. Dopo i primi 45, parità 1-1. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Ha trovato la via del gol, che vale fin qui il pareggio per la sua squadra, e vedremo se ne farà altri nella ripresa. Attenzione perché è pericoloso. Vediamo cosa inventa ora. Anderson. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati è tutto pronto, comincia il secondo tempo. L'arbitro assegna il fallo laterale. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Ancora un passaggio perfetto. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Occhio all'avanzata. Intervento deciso, concede solo la touche. Williams. Occhio. Buona l'intuizione qui. Attenzione perché è pericoloso. Difesa che anche oggi mostra tutte le proprie fragilità, non a caso è la più battuta del campionato. Se è vero, come sostengono in molti, che le squadre si costruiscono partendo proprio dalla difesa, devono aver sbagliato qualcosa qui. Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. Tutto bellissimo, il cross dalla sinistra ha dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. Un gol da dividere a metà con chi ha fatto l'assist. Non ha lasciato scampo qui al portiere, conclusione perfetta, imparabile Stefano. Non ha sprecato questo cross invitante. Il linguaggio del corpo del tecnico non lascia molti dubbi. Non deve aver preso bene questo gol, che beh, come normale che sia. Il punteggio adesso è di 2-1. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Pallone perso.
Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Potrebbe crossare. La rimette in mezzo. Il difensore è un muro su questo tiro. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Lo vede. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Ha spazio lungo l'out. Posizione ideale. Spazio per il cross. Posizione invitante, risultato non all'altezza. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Azione che si fa interessante. Niente da fare, gran recupero difensivo. Perdono il pallone. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Vediamo cosa fa ora. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Può colpire da lì comodamente, recupera il pallone. Vediamo cosa inventa ora. Bravo qui a smarcarsi. Bravissimo qui il difensore che recupera. Nolan. Possesso palla per gli avversari. Bell'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio. Una mossa tattica. Il tentativo di riaprire la gara. Williams. Guadagna metri. Occhio al traversone. Difensore che interviene e libera l'area. Occhio alla conclusione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte.
controlla male il pallone e lo perde. Può ricevere una posizione interessante. Occhio a questo lancio. Aumenta lo svantaggio dopo questo gol, il margine di due reti e la difesa continua a confermare la propria fragilità. Qui non si tratta nemmeno tanto dei singoli, manca proprio l'organizzazione, non fanno i movimenti giusti, non ci sono le marcature preventive. Bisognerebbe ripartire dall'ABC. Non poteva non segnare da quella distanza. Bastava solo appoggiarla in rete. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1. Number 41, Simeon Jackson. Anderson. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Si ripartirà con un fallo laterale. Era fra i giocatori più interessanti da seguire, direi che ha tenuto fede alle aspettative con una buona prestazione. È in buona posizione. Pallone invitante. Attenzione perché è pericoloso. Può metterla in mezzo. Lo vede. Posizione ideale. Un tiro davvero inguardabile questo. Regalano palla agli avversari. Matteo Bordocampo, quanto manca alla fine? Sul cronometro, Pier, mancano ancora 15 minuti al 90esimo. Bene, Matteo, grazie. Intervento deciso, concede solo la touche. Ha campo a disposizione. Può andare al cross. Vediamo cosa fa ora. Cerca il secondo palo. Palla in out, si ripartirà con rinvio dal fondo. C'è clima di festa sulle tribune, i tifosi ci credono. La vittoria è ampiamente alla loro portata. Si è complicato la vita stoppando male la palla. Bravo qui a smarcarsi. Gran palla dentro. Rete, splendida rete! Un grande gol, conclusione ravvicinata, un lascia scampo. Un vantaggio che a questo punto sta diventando imbarazzante. Sì, mi chiedo se a questo punto decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze o se continueranno a spingere. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Nolan. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a bordo campo. Sono trascorsi 80 minuti, ne restano altri 10 da giocare. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiedici pure la linea. Si abbassa l'attaccante per ricevere palla. Palla consegnata agli avversari. Guadagna metri. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente.
penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Palla girata sulla fascia, potrebbe andare al cross. Avanza sulla tre quarti. Azione pericolosa, sventata. Pallone perso. Pallone che ha superato la linea laterale. È in buona posizione. Può metterla dentro. Rientra all'interno. Ottimo intervento. Si riprenderà con la rimessa laterale. Please give a round of applause for today's man of the match, number 18, Dean Parrott. Anderson. Buon pallone filtrante. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Ci mette il fisico. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Usa bene il fisico qui. Ci sono state tante interruzioni e dunque 4 minuti di recupero. Lo vede? La mette in mezzo. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Azione che non sortisce alcun effetto. Provano con il pressing. Buona l'intuizione qui. Palla invitante, attenzione. Pericolo. Attaccante che si è fatto ipnotizzare a tu per tu col portiere, gettando al vento una palla gol clamorosa. Ha cercato di calciare in porta con tutta la forza possibile, mancando clamorosamente il bersaglio. Difende bene il pallone. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. È una sconfitta questa che davvero non ci voleva, Stefano. E speriamo per loro che non si ripeta. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol. Just a couple of questions for you.
Thanks, that's all the questions we have for you.
Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. È tutto pronto anche in cabina di commento per Luigi Pardo e Stefano Nava, come sempre con voi. Giornata di campionato che sta per avere inizio. Sarà un match tutto da seguire, Stefano. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. La regia ci propone due dei possibili protagonisti della sfida di oggi. È un duello, questo, tutto da seguire. Due giocatori che non hanno certo bisogno di presentazioni, due elementi importantissimi per i rispettivi allenatori, tra i beniamini dei tifosi. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Partono con due attaccanti e due linee a quattro per difesa a centrocampo, 4-4-2 tradizionale. No, infatti anche a me pare che abbiano optato per la versione più tradizionale, almeno inizialmente. Vediamo se e quali modifiche apporterà l'allenatore nel corso del match. Questo è lo schieramento di partenza degli ospiti. 4-4-2 con uno dei quattro centrocampisti che dovrebbe fare il rifinitore. Giocano col classico rombo, col trequartista chiamato a dare manforte alle punte e ad inserirsi negli spazi. Comincia così la partita. C'è il fuorigioco, secondo l'arbitro e gli assistenti. Ha spazio per andare. Palla recuperata dagli avversari. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. È in buona posizione. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Conclusione da cancellare. C'è spazio per andare. Pallone profondo, pericoloso. Bravo qui a smarcarsi. Murato. Prova a far partire il tiro. Ottimo l'intervento del portiere. Rimessa laterale da posizione avanzata. Vediamo cosa fa ora. Pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Ci viene riproposta la conclusione precedente, ha sfiorato il gol. Wilson, vediamo cosa inventa ora. Può ricevere la posizione interessante, posizione ideale. Spazio per andare. La rimette in mezzo. Anderson. Manovra interrotta dagli avversari. Occasione per passare in vantaggio.
Una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti. Avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Pallone invitante. Risolve una situazione complessa. Può colpire da lì. Attenzione. Può far male da lì. Esce e recupera il pallone. Ultima gara in trasferta che li ha visti uscire sconfitti, oggi avranno sicuramente voglia di rifarsi. Hanno rimediato un secco 4-1 nell'ultima gara. Ho paura che dovranno attendere ancora per cantare vittoria. Non penso che abbiano molte chance oggi Pierluigi. Possesso palla per gli avversari. Buona l'idea qui. Decisivo qui il portiere, bravo! Palla consegnata agli avversari. Ci sono metri a disposizione. Palla recuperata dagli avversari. Pallone perso. Occhio all'avanzata. Intervento duro, mi aspetto un giallo. E l'arbitro estrae il cartellino. Giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. La mette in area. Non bene qui il difensore, attenzione. È in buona posizione. Attenzione al centro, il cross viene intercettato dal portiere. Può servire un compagno. Vediamo cosa fa ora. Azione pericolosa, sventata. Il tentativo di pressing qui. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Palla che finisce sul palo. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Risultato che resta imparita. O se poteva fare meglio da lì, non so, ma certo è che la cattiva sorte ci ha messo del suo. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Wilson. Tocco impreciso, pallone recuperato. Lo vede. Occhio al contropiede. Prova la botta. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Protagonista di una discesa irresistibile. Difesa che poteva fare sicuramente meglio. Davanti a un gol del genere bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire.
Il tecnico è sicuramente contento per il gol, era importante passare in vantaggio. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Apre dall'altra parte. Può ricevere la posizione interessante. Difensore spazza in qualche modo. Sta avanzando. Palla molto interessante. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Non stanno certamente disputando un buon campionato, posizione di classifica la loro assolutamente deficitaria, serve un cambio di rotta. La ricetta è una sola, Pier. Lavoro, lavoro e, se possibile, ancora lavoro. Solo così potranno sperare di risollevarsi. Cross in mezzo. Palla che non arriva a destinazione. Può andare sulla fascia. Posizione ideale. Sventa un'azione davvero pericolosa. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Attenzione perché è pericoloso. Palla spazzata via, azione che sfuma. Può avanzare a spazio. È in posizione da cross. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Palla consegnata agli avversari. Wilson, pallone perso. C'è la prateria per andare. Anderson, ci ha messo una pezza qui il portiere. Si riprenderà con la rimessa laterale. Regalano palla agli avversari. Si avvicina all'area. Interviene e allontana. Palla girata sulla corsia. Ha perso il pallone. Attenzione, pericolo! Wilson. Perdono palla banalmente. Anderson ha spazio per avanzare. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione, pericolo! Ha optato per la potenza, ma visti i risultati forse era meglio andare sulla precisione. Palla larga. Da lì poteva effettivamente fare meglio. Ha calciato davvero male. Anderson. Passaggio così così, questo. C'è campo per la ripartenza.
ha spazio per andare. Occhio al cross verso il primo palo, senza problemi, intervento comodo del portiere. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento, 1-0 dopo i primi 45. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Comincia così la partita. È in buona posizione. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Arriva la segnalazione, sarà calcio di punizione. Avanza, palla al piede. È in buona posizione. Occasione! Puntuale qui il difensore nel recupero. Un altro ottimo tocco. Può scambiare con il compagno. Potrebbe essere il gol del pareggio. Prova a far partire il tiro. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Corner in aria. Palo che respinge il pallone che è ancora in gioco. Buono l'anticipo del difensore. Ci hanno provato, non sono stati assistiti da fortuna. La conclusione sembrava destinata in fondo alla rete. Nessun problema per il portiere. Lettura perfetta e palla recuperata. A metri sulla fascia. Traversione controllato dalla difesa. Ha una buona occasione, fallo laterale. Pallone invitante. Vediamo cosa fa ora. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Un altro ottimo passaggio. Può ricevere la posizione interessante. Occhio alla botta. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. C'è un doppio cambio. Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo.
costretto all'errore dal pressing avversario. Buona qui la lettura del difensore. Può andare in porta Anderson, ed ecco il gol. Azione perfetta, pressing da manuale, palla recuperata e tanti saluti al portiere. Azione personale da vedere, rivedere, da vedere, rivedere. Gli hanno lasciato tempo e spazio per avanzare e concludere a rete. E lui ha fatto bene, se li ha presi tutti. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico. Il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. C'è spazio per andare. Provano a far uscire la difesa avversaria con una serie di passaggi per riaprire il match. Traversone controllato dal difensore. Attento qui il difensore che allontana. Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Palla consegnata agli avversari. Attenzione perché è pericoloso. Ribatte il difensore. Altro possesso gestito male. Può girarla. Ottimo il dive, vai. Vediamo cosa inventa ora. Traversone al centro. Palla pericolosa, bravissimo qui. Risolve una situazione complessa. Tocco impreciso, pallone recuperato. Posizione buona per il cross. Può colpire da lì. Ha dosato male il cross, palla in out. Palla nuovamente in out. Giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona, buona. La sua prestazione è stata buona, uno dei migliori anche oggi. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Posizione ideale. Salta l'uomo. Guadagnano la rimessa laterale. Guadagna metri verso l'area. Pallone perso. Cercano di rientrare in partita con una serie di scambi per trovare un varco nella difesa avversaria. È in buona posizione. Si guarda intorno cercando i compagni. Cerca il tiro. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Stefano? Sembrava impossibile. E l'ha mancata anche di parecchio, Pier. Peccato, perché la potenza c'era. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Ha spazio per andare.
lo vede, continuano a far girare il pallone, bravo qui a smarcarsi, cross controllato senza problemi, regalano la palla agli avversari, ha spazio, può ricevere la posizione interessante, pallone invitante, capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Pallone che torna in possesso degli avversari. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Ancora 600 secondi alla fine. Arbitro che ferma il gioco. Si riparte. Con una rimessa dal fondo. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Cerca il sostegno dei compagni. Ottima chiusura difensiva. Buon pallone filtrante. Rigore, calcio di rigore dunque. E qui hanno la possibilità di prendere davvero il largo e chiudere definitivamente il match. Calcio di rigore ed espulsione, nessun dubbio per l'arbitro. I loro propositi di rimonta rischiano proprio di andare a farsi benedire in caso di gol. Grandissimo intervento, momento chiave, grande parata del portiere. Che grande soddisfazione per il portiere parare un rigore. Scambia corto sul compagno. Può colpire da lì. Posizione ideale, attenzione perché è pericoloso. Vediamo cosa inventa ora, vediamo cosa fa ora, è in buona posizione. Lo ferma sul più bello. Già ammonito, attenzione, vediamo cosa decide l'arbitro. Intervento duro, cartellino giallo che costa l'espulsione. Non c'è spazio per la comprensione in questi casi, se sbagli sei fuori.
Difende bene il pallone. È in buona posizione. Prova a piazzare. E c'è la presa sicura del portiere. The referee has indicated there will be a minimum of 4 minutes of added time. Gibson. Può metterla in area. Lo vede. Bravo qui a smarcarsi. Può ricevere una posizione interessante. Interviene e allontana. Gran palla. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Resiste alla pressione degli avversari. Altro possesso gestito male. Ha spazio davanti a sé. Intervento ruvido ma corretto. Non c'è più tempo. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Una vittoria conquistata con spirito e cuore nonostante l'inferiorità di uomini. E sono riusciti ad imporsi nonostante l'inferiorità numerica. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Può essere soddisfatto della sua prestazione e del risultato finale. I gol alla fine potevano essere due, ma i legni della porta gli hanno negato la gioia della doppietta personale. Vede, occhio al contropiede, prova la botta, il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Just got a couple of questions for you. No further questions. Thanks for your time.